A tavola con l'arte tossica. Non è una grande tavola, eh? Voi, miliardari, avete in casa arte tossica. Sarebbe stato un inizio, diciamo, teatrale. Ma prendiamo proprio spunto da questo, dalla non presunta casta dei miliardari. Il gioco che è stato fatto nell'ambito finanziario, in cui si gioca tutt'oggi l'ambito del mercato dell'arte, il mercato dell'arte finanziario, dove si svolge il grande gioco, gli spostamenti di capitali. Ebbene, è modulato proprio su quello che ha fatto il mondo finanziario con i prodotti tossici, i derivati tossici. Nel caso ci fosse chi non ha ancora avuto l'occasione di intendere, di leggere che cosa sia un derivato tossico, prima di parlare appunto dell'arte tossica, è il caso di accennare che è qualcosa di singolare, di particolare nella battaglia contro la vita, contro la parola e quindi contro l'arte, contro la cultura e contro la scienza. Il derivato tossico non è un derivato finanziario tra i vari derivati finanziari, più rischioso, meno rischioso, rischiosissimo, no, ha proprio una specie di vizio strutturale. Ed è quello che là dove ciascun prodotto finanziario degno di esistere scommette sulla riuscita, il prodotto, il derivato tossico, ha scommesso sul fallimento, sulla perdita di colui che lo comprava, no? Si sono venduti case a 150 mila dollari a chi pare non avesse. Non si trovasse in condizione di poter pagare una casa di questo prezzo e la casa la comprava a 180 mila dollari e i 30 mila gli davano il credito sulla casa a condizione che non fosse ai 150 mila della casa ma a 180 mila, in modo che si comprasse 30 mila di prodotti derivati in cui si scommetteva sulla sua morte, sul suo fallimento, sul fatto che non sarebbe mai riuscito, per le sue condizioni di reddito, a pagare quella casa. Ebbene, la stessa cosa è stata fatta nell'arte. Tutto comincia con la beffa di Marcel Duchamp. Si accorge che i critici non intendono la sua arte e le sue novità e firma, no? Perché così scopre il potere della firma, e firma un urinatoio e lo invia a una mostra d'arte. Così si ricerca, puoi ritrovare la data e l'Expo che era negli Stati Uniti o nel Canada e quant'altro. Ebbene, questa che era una presa in giro, che era un'offesa, che era una beffa, che era quindi un modo dell'ironia, un modo dell'apertura, viene
preso come arte. Da allora, no, i critici, piuttosto, ma nemmeno piuttosto che elaborare la beffa di Marcel Duchamp, ma non essendo in condizioni di accettare e di elaborare la beffa, tutt'oggi è lo stesso clima, lo stesso milieu culturel e artistique, e quindi questo gesto di non arte, come quella è stato chiamato, è diventato arte. Ci sono non solo due pesi e due misure, ma molti pesi e molte misure, e i pesi e le misure della casta finanziaria, della casta dei dominatori della terra, di chi presume che la terra sia piatta, e sono i primi a presumerlo, sono i becilli, no? Coloro che hanno il bastone, che hanno lo scettro, no? E si rifaranno, non tutti ci riusciranno, si rifaranno sulla casta molto numerosa degli imbecilli, di coloro che non hanno il bastone, che non hanno il sostegno, no? Che nel sistema delle caste sono condannati al non dell'avere, alla povertà, alla poca istruzione, ai pochi soldi, eccetera. La questione è che non è in gioco, come recentemente è stato scritto in un libro francese, sul mercato dell'arte francese, che sia in gioco un'impostura. Per cui costoro, i miliardari della casta, che valutano la non arte a suon di milioni e milioni di euro e di dollari, siano degli impostori. No, perché sono interni alla stessa impostura, ovvero nelle loro case c'è tantissima non arte che nel loro linguaggio non pagano niente. Fra 100 anni, può anche darsi prima, anche le opere di Picasso non varranno pressoché nulla. Sono opere che per un fraintendimento in serie con un altro, hanno acquisito questo un valore sociale che non corrisponde a un valore artistico. L'ideologia politica che presiede alla lettura che è stata fatta del Guernica di Picasso è stato semplicemente uno scambio, no? Di una tauromachia letta in chiave politica. Picasso ci ha marciato sopra e non è solo il caso di Picasso, ognuno ci marcia sopra, no? Ci sono coloro che assumono la non arte, no? È il caso di Maurizio Cattelan, per esempio, no? Viene venduta la provocazione che è senza l'azione della parola, sarebbe il discorso dell'artista telecomandato dai galleristi, dai critici, a porre il valore sociale di queste cose. Svanirà moltissima di questa finta arte, di questa pseudoarte, non tanto quindi perché ci sarà un'impostura che verrà svelata, eccetera, questo è l'impianto di lettura di alcuni contributi anche interessanti se li leggiamo in un altro modo intorno al mercato dell'arte oggi, no? Che non è più quello dei galleristi, appunto questo libro francese.
un governo effettivo dell'arte in Francia dovuto alle istituzioni, no? Sono i musei oggi e le istituzioni affini a decidere del valore sociale e politico di un artista. Allora, o si accettano questi criteri o l'arte di questi artisti non funziona. Chi ha scritto questo libro è un artista e appunto si è accorta che è per ragioni ideologiche che la sua arte non è presa in considerazione. Ovviamente potrebbe diventare, presa come la firma sull'orinatoio, potrebbe diventare un'artista nota a breve. Se accetta i peggiori nemici dell'arte, se accetta ciò contro cui apparentemente è in opposizione. Che cosa accadrà quindi se non interviene l'invenzione nell'arte? Accadrà che a un certo punto ciascuno arriva a intendere, come la questione del re nudo, che in casa ha croste, che le opere sono diventate invendibili. Ovviamente ci sarà questo scaricabarile per cui gli ultimi neoricchi o la comunità stessa, se queste opere sono assicurate da banche, assicurazioni, eccetera, saranno in parte alcuni della casta che si troveranno con un pugno di mosche in mano. E purtroppo ci saranno tanti piccoli risparmiatori che hanno investito in assicurazioni e banche, la cui scommessa potrebbe ancora essere imprenditoriale, no? Finanziaria, ovvero se queste banche, queste assicurazioni guadagnano di più, c'è guadagno per chi ha queste azioni o queste altre. O quant'altro corrisponda a un investimento in queste strutture. E la questione è che la scommessa è contro l'arte. No, l'antipittura, insomma, si potrebbero aprire libri intorno a queste vicende. E quindi ci saranno coloro che non sanno, che hanno investito in... che come adesso dalla Bundesbank ai piccoli comuni italiani sono tutti pieni di derivati e tra l'altro sta scritto sui giornali finanziari della casta, la politica europea, la politica finanziaria europea è dovuta al tentativo della Bundesbank e di scaricarsi del 40% di derivati tossici che ha dentro, cioè carta straccia, e viene venduta assieme a carta non straccia, in modo che pian piano spalma tutte queste perdite su tutta l'utenza. E questa è quella che in questo momento viene chiamata crisi dell'arte, eccetera. La crisi è ben altra cosa, la crisi è il giudizio come proprietà del tempo, e per queste imprese sono senza tempo e quindi sono sempre in crisi. È l'ideologia della crisi, l'ideologia dell'emergenza, e ci sono fior fior di filosofi e di analisti che si occupano di parcelle di questo, come sulla questione dell'emergenza, per esempio, o Giorgio Agamben, che dice cose interessantissime, e su altre cose siamo su tutt'altra pista di lettura. E quindi ci sarà questo, quindi non ha, la... l'analisi di questo stenta per protezioni mediatiche della stessa casta a partire, ma sarà inesorabile. Inesorabile sarà anche che
che il rischio che siano ancora una volta i piccoli risparmiatori che pagano per queste cose c'è. Le banche sono state, alcune banche sono state salvate, quelle non salvate sono banche che comunque hanno scaricato, sono state, come dire, svaligiate da dentro, dalla stessa classe direttiva, e queste scatole vuote sono vuote nelle mani dei risparmiatori che hanno perso i loro averi, quello che hanno investito in questo. Poi c'è da fare appunto l'analisi anche linguistica specifica della non arte. E per cominciare segnaliamo un bellissimo e interessantissimo libro di Alessandro Taglioni, che è artista e scrittore e che già nel 2008-2009 ha scritto un libro edito da Spirali, Dio, la materia, l'arte, se non erro, che ho letto e riletto in dettaglio e che merita ancora altre letture, intorno a questa vicenda. Tra l'altro la frase Tutto è cominciato con Marcel Duchamp è una citazione dal suo libro. Questo appena per introdurre. E tranquilli sia i miliardari che i poveri, tranquilli sia i teurghi che gli ergastolani, tranquilli i dominatori che i dominati, la questione è culturale e intellettuale. O si affronta l'intellettualità, o si affronta la questione intellettuale, o gli umani sopravviveranno di alti, di bassi e di queste crisi cicliche che sono fatte dall'uomo. Non c'è nessuna teologia politica che presiede al presunto conflitto. Il conflitto è teologico-politico per servire gli interessi di caste differenti, di caste in guerra tra di loro e di caste che non hanno comunque nessuna padronanza effettiva sulla parola. La parola rimane libera, l'inconscio non diventa mai conscio, non è padroneggiabile e quindi nessuno di loro è risparmiato dai contrappassi, dai contraccolpi e dai contrattempi. E questa è tutta un'altra analisi.